Il 24 ottobre 2021, nella cattedrale di Rimini, Sandra Sabattini è stata proclamata beata, la prima fidanzata salita agli onori degli altari. Di lei ha detto Don Oreste Benzi, dopo aver letto alcune pagine del suo diario, che lei non teneva la sua vita per se stessa. Sandra aveva incontrato la comunità fondata da Don Oreste Benzi quando aveva appena 13 anni, ma subito riconosce quella realtà come il luogo nel quale il Signore la chiama a donare la sua vita, il suo amore e il suo entusiasmo. Per Sandra tutto è dono, la vita, la gioia, gli amici, ogni persona che incontra è segno dell'amore di Dio, un dono prezioso da accogliere con le mani vuote come un mendicante, sono le sue parole. Sandra trova in questa scoperta, cioè nella presenza del Signore, la pietra d'angolo sulla quale costruire la sua vita. Non è attratta dal fare, dall'impegno affannoso, perché lei sceglie il Signore. È Lui la sua vita, la sua gioia, il suo amore. E da questa scelta, dall'aver scelto il Signore, la sua vita diventa dono puro, un dono totale. Il dono di sé è il punto focale di ogni sua scelta. Il servizio ai poveri e ai giovani come lei, il desiderio di diventare medico, la vocazione al matrimonio. Sono tutte declinazioni dello stesso tema, come se dicesse non vivo per me stessa, ma per Cristo che mi ama e mi ricolma di doni. Pochi giorni dopo aver scritto queste parole sul suo diario, Sandra sarà investita da una macchina. Una vita spezzata all'improvviso. Un evento tragico che ha fatto vedere in pienezza ciò che i suoi amici, i familiari, ogni persona che l'ha incontrata aveva intuito. E come ha detto la madre a Don Oreste Benzi proprio il giorno dei funerali, avevamo una santa in casa e non ce ne eravamo accorti. Non se ne erano accorti perché Sandra è stata una ragazza normale, ma che ha fatto di ogni momento della sua vita un passo verso la santità.